abbiamo i peperoni di Beh, Senise, sì, questi poi. sono famosi in tutto il mondo, quindi i cruschi si fanno. Cruschi perché sono croccanti, questi sono dei peperoni particolari che arrivarono qui, furono portati dagli spagnoli e probabilmente arrivarono dalle Antille. La particolarità di questo peperone è nella struttura molecolare, perché è l'unico peperone che disidratandosi il picciolo non si stacca al frutto, resta appeso, gli altri invece cadono. Sono completamente disidratati, non hanno acqua all'interno, vedi? Sono Sì. fantastici Quindi si questi qua. seccano alla pianta Sì, no, questi. si seccano ai balconi, queste sono delle ghirlande, potrebbero essere usate come delle ghirlande, come se uno va alle Hawaii, gli mettono i fiori, verrebbero a Senise, gli metterebbero queste Come secche di si peperoni. chiama in lingua lucana? Ok. Zafarana. Zafarano, questo zafferano probabilmente viene dal colore rosso, che era sta spezia dello zafferano, ha la stessa particolarità, però da qui poi c'è un succedaneo, si chiama il zafarano pesato, che sarebbe la polvere di peperone con cui noi condiamo poi i salami, i fagioli, cioè non diventa più un ortaggio, diventa una spezia. Però probabilmente questo zafarano pesato non fu portato qui dagli arabi come furono i peperoni o dagli ebrei, i sefarditi, ma probabilmente fu portato dal popolo che arrivarono qui nel 1400, che è gli albanesi, perché è la paprika. E la paprika loro la usano moltissimo in Ungheria, poi in In tutti i paesi dell'est. Però ecco, queste influenze di questi popoli hanno creato una grande ricchezza gastronomica oggi in Basilicata.